Ascoltata la cosa, c'è stata qualità sia negli interventi di questa mattina sia nei tavoli di lavoro. Ho girato un po' ad ascoltare qua e là, adesso capiremo qual è stata la sintesi che i coordinatori hanno tirato fuori. Invito tutti, faccio un po' il carabiniere cattivo, ma da giornalista radiofonico mi tocca farlo, a mantenere i tempi, perché dobbiamo essere veloci per dare la possibilità poi a chi interverrà dopo di spiegare al meglio quello che deve dire, ma anche perché credo che sia necessario un lavoro di sintesi proprio per arrivare al dunque. Allora io partirei, andiamo in ordine, il gruppo 1 che è quello delle disuguaglianze sociali e povertà come causa di malattie, qui do la parola a Pierfranco Olivani, medico, è stato presidente del MAGR di Milano, credo per i nostri ospiti milanesi sia inutile ricordare cosa fa il MAGR da tanti anni. Direi 6-7 minuti a testa se riuscite a stare nei tempi. Pierfranco, se vuoi, quello funziona. Saluto a tutti. Devo dire anzitutto che è stato molto interessante il fatto di vedere i problemi generali come sono stati esposti stamattina riportati in esperienze più pratiche, più vicine a ciascuno di noi, più vicine all'esperienza. Questo era una cosa che speravamo che avesse diretto nel nostro gruppo e è venuta molto bene. Adesso io mi intenderò a fare certi flash. Uno di noi ha parlato del concetto di povertà relativa, un concetto molto interessante, cioè non è solo il grande povero che ha tutte le conseguenze di malattie eccetera, ma sono anche le persone che si spostano dal sud al nord per fare curare il bambino e che a un certo punto restano al di fuori di quello che è il loro mondo del lavoro, perché devono prendersi aspettative, perché spesso perdono il loro posto di lavoro, eccetera, e che si trovano, ad avere un grosso danno economico dalla malattia. Una delle grosse conseguenze della malattia, vedo anche gli esempi in Africa eccetera, è proprio quello che per curare una persona si indebita tutta la famiglia, tutto il gruppo. Un medico ha sollevato il problema dell'intervento extrasanitario, cioè spesso il medico si trova che la situazione del malato richiede non solo un intervento di tipo tecnico-medico, ma un intervento più generale proprio di tipo di reinserire la persona in una società, reinserire in un posto che dal quale la malattia lo ha allontanato. È stato un concetto ribadito da più persone che le politiche sanitarie devono essere eque, non uguali. Cioè, è quello che abbiamo sempre detto, che la medicina costa molto, deve costare molto di più per i poveri che per i ricchi, perché il povero ammalato ha delle esigenze ben superiori. Qui si rallaccia anche un discorso di informazione medica. Deve la persona povera spesso ha bisogno anche di essere introdotto nel mondo medico, cioè avere una serie di spiegazioni molto maggiore che altre persone riguardo alla propria malattia, riguardo al destino che la malattia gli prospetta. Discorso molto importante, la salute, e questo è, richiamo un pochettino l'articolo 12 dei patti internazionali, la salute non è solo cure mediche, la salute è tutto un qualcosa intorno alle cure mediche, cioè la salute vuol dire alimentazione, vuol dire vita sana, vuol dire abitazione, vuol dire posto di lavoro. Si è parlato delle problematiche di genere come determinante della salute. La donna molto spesso è svantaggiata nel discorso di salute. Andiamo a cercare altri fogli. Allora,
il problema dei migranti riporta al problema dell'equità. Il migrante spesso ha bisogno di interventi molto più mirati, molto più approfonditi, dei chiarimenti molto più estesi riguardo alla propria patologia, riguardo alle prospettive che può avere. Poi si è parlato della distribuzione della ricchezza, perché welfare, come sta per essere concepito, ad esempio purtroppo in regione Lombardia, ci porterà a una sottrazione di una certa quota di economia dal welfare in sé al guadagno di certe persone. Manca cioè una visione politica della sanità. Tempi perfetti, radiofonici, do 30 secondi per dirvi, quindi che proposta ha fatto il tavolo? La proposta più grossa è stata la proposta di riuscire a riportare il welfare nella sua posizione originale e non avere in questo momento all'interno del welfare dei concetti di economie estranei che per forza ne erano una componente. E la minaccia è che questa visione sia. Grazie al dottor Franco Livani, che ha coordinato appunto il primo gruppo, quello sulle disuguaglianze sociali e la povertà come causa di malattia. Adesso Fulvio Aurora, anche lui penso lo conosciate in tanti, medicina democratica, è responsabile della nazione delle vertenze. Lui ha coordinato il secondo gruppo, che è quello dell'accesso alle terapie e gli accordi TRIPS. Che per te sei in 7 minuti? No, sicuramente velocissimo. Credo che... Noi abbiamo discusso all'interno del gruppo, cominciando anche a chiarire un po' i termini che erano stati usati questa mattina e confrontando con l'esperienza la situazione italiana. E quindi la prima cosa che è stata detta è un po' questo, che l'accesso alle terapie, alle cure è efficaci. È evidentemente qualcosa che non si riferisce solo ai farmaci, ma occorre avere una visione globale, anche se i farmaci, come poi si è visto e si è sentito questa mattina, sono assolutamente importanti ed essenziali. E nello specifico si è visto questo, che noi dobbiamo utilizzare già tutte le possibilità che ci sono. Ad esempio, in Italia abbiamo l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare, abbiamo un centro, tipo il centro di Nerviano, che sono abbastanza vicini, che possono essere utilizzati in funzione di due discorsi fondamentali. Uno è quello dell'indipendenza, e abbiamo visto che sulla questione dei farmaci assolutamente non c'è, e un altro è quello dei conflitti di interesse, che più o meno vuol dire la stessa cosa. E noi abbiamo un problema di ricerca, abbiamo un problema di sperimentazione e abbiamo un problema di produzione. Fondamentale è ancora una volta il discorso dell'indipendenza, soprattutto per la ricerca e pure per la sperimentazione. Cioè, noi abbiamo bisogno di vedere che ciò che viene sperimentato sia giudicato e sia giudicato da un ente indipendente e da un ente pubblico. Rispetto poi alla possibilità concreta, come dicevo, utilizzando le esperienze che già ci sono, occorre che per il discorso dei farmaci venga istituita un'azienda pubblica, partendo già dalle cose che ci sono, per poi eventualmente svilupparla. Evidentemente senza un'azienda pubblica poi è difficile poter fare quei discorsi dei farmaci generici o equivalenti, per meglio dire, rispetto a quelle che sono le effettive necessità.
L'altra questione è la fissazione dei prezzi. La fissazione dei prezzi deve partire dai costi e i costi e i prezzi devono essere trasparenti, cosa che assolutamente non c'è, perché l'elevato livello dei prezzi, così come vengono messe dalle aziende, in particolare dalle multinazionali, servono semplicemente per soffocare e poi, come abbiamo visto stamattina, molte cose sono anche inutili oppure nascoste dal punto di vista della realtà che nascondono. Quindi nessuna subalternità. Infine il richiamo è su due questioni: uno, che verrà fuori particolarmente domani, che queste cose che vengono proposte sono molto difficili da realizzare in una condizione in cui ciò che conta è fare profitti e quindi subordinare tutto all'azione di profittabilità delle aziende, e per fare questo occorre una grande mobilitazione. Il fatto che domani ci sia la riunione dei movimenti e delle associazioni credo che vada un po' in questa direzione, per convincere, sempre che si riesca, la comunità politica, diciamo così, a modificare il suo modo di agire e quindi andare ad una direzione diversa. Poi io citerei anche, sempre restando nel livello nazionale, l'articolo 43 della Costituzione, che è stato più o meno cancellato, ma non è, dal punto di vista teorico esiste ancora e c'è scritto, e cioè il fatto che c'è la possibilità da parte dello Stato di intervenire, per esempio per la possibilità di fare un'azienda pubblica rispetto al discorso delle terapie, dei farmaci e del controllo su tutte queste cose. Grazie. Grazie anche a Fulvio. Ha ricordato l'appuntamento di domani alle 9 al Residence Aldo Dice 26 per 1 in via Oglio 8 qui a Milano, questo incontro dei movimenti e delle associazioni impegnate per la difesa della salute. Terzo gruppo di lavoro, la privatizzazione dell'assistenza sanitaria. La coordinatrice è stata Chiara Bodini, anche lei è medico di BHM Europa. A te la parola. Grazie mille, è stato un gruppo molto molto partecipato, voglio ancora ringraziare tutte le persone perché siamo riusciti a scambiare e ad avere una discussione molto ricca. Era un tavolo anche diversificato, lo voglio dire, c'erano comitati di cittadini, c'erano rappresentanti sindacali, c'erano studenti universitari, c'erano professionisti, medici e infermieri del servizio pubblico in servizio in pensione e c'erano persone, cittadini e cittadini consapevoli e cittadine consapevoli. Quindi una bella rappresentanza della diversificazione e anche del fatto che la sanità è comunque un valore comune e un valore di cittadinanza. Allora, il tema dell'analisi verrà ripetuto anche nella sessione successiva, quindi non mi dilungo. Il definanziamento, l'abbiamo visto anche questa mattina, è un problema importante da denunciare e da insomma, invertire. L'esternalizzazione dei servizi, una grossissima frammentazione, una decomposizione della presa in carico con perdita di efficacia. La cosiddetta competizione interna, cioè medici che lavorano nel servizio pubblico e fanno attività professionale privata, e le implicazioni che questo ha nel generare anche liste d'attesa, che sono uno dei problemi più percepiti dai cittadini, anche se è stato detto che non sempre le liste d'attesa corrispondono ad interventi essenziali, e quindi è un problema da verificare anche nell'ottica dell'appropriatezza e comunque del bisogno di cure, come ricordava anche Gianni Tognoni questa mattina. Il problema emergente dei fondi assicurativi, delle assicurazioni integrative sempre più inserite nei contratti di lavoro, il ruolo del sindacato nell'appoggiare questo tipo di contrattazione e quindi la perdita di terreno grandissima che abbiamo su quel fronte e che dobbiamo cercare di denunciare e se possibile di recuperare. E infine, soprattutto il mondo sindacale ha denunciato anche le condizioni interne, quindi di precarizzazione del lavoro, di sfruttamento del lavoro, non solo del comparto ma anche della dirigenza medica, con carichi eccessivi, rischi ovviamente per i pazienti, conseguenze legali e quant'altro. La parte secondo me più interessante era stata la parte propositiva. Credo che ci fosse un buon consenso nel tavolo nel dire che stiamo parlando troppo tra di noi e che la gente non è abbastanza consapevole. Chi aveva esperienze dei comitati, quindi di stare in piazza, di stare dove la gente passa, ha detto
le persone non lo sanno, ma le persone ascoltano, sono interessate. Quindi abbiamo anche un esempio concreto, un questionario che è stato utilizzato a Reggio Emilia come modo di interagire con la popolazione con queste, su queste tematiche, tra l'altro in tre lingue, per intercettare anche la popolazione migrante che vive su questo delle problematiche ancora molto maggiori. Lo metteremo a disposizione tra i materiali per chi vuole utilizzarlo come esperienza concreta e andare avanti. Con l'idea poi di fare degli incontri, dei momenti pubblici, di discutere queste cose in maniera collettiva e sociale. Quindi la parte della informazione come momento necessario e imprescindibile per arrivare alla mobilitazione. In questo senso, lo ripeto, i sindacati, quelli che c'erano, non sono tutti i sindacati, ma la parte che c'è è un'importante porta d'entrata anche rispetto ai professionisti. Gli studenti, ce ne sono qui, giovani, tanti, più di quello che si potesse immaginare, visto che i canali di comunicazione non erano esistenti, diciamo proprio quelli che servono per chiamare la popolazione giovane, però lì c'è un potenziale grosso, soprattutto se guardiamo al futuro, perché non è che le lotte le possono fare solo i pensionati, non molto a lungo le potranno fare i pensionati, e appunto i lavoratori. La campagna è quella che guardiamo, il 2018 è stato detto da più parti, è un anno di ricorrenze, ne cito uno fra tutti, il Servizio Sanitario Nazionale, ci sarebbe anche l'Armata e altri momenti, diciamo, storici nella lotta per la salute. Il 7 aprile, la giornata mondiale della salute, sarà una data come l'anno scorso, europea e internazionale, di mobilitazione. C'è abbastanza tempo per lavorare in quella direzione, partendo però dalle persone, da quelli che ci stanno intorno, nei nostri luoghi di vita, di lavoro, nelle strade e nelle piazze. Grazie. Grazie a te. L'ultimo gruppo riguardava i cambiamenti climatici con le sue ricadute sulla salute, la difesa dell'acqua e della terra come beni comuni, a coordinare Ilaria Sesana, che è giornalista di Altra Economia. Io mi riaggancio al discorso che ha fatto prima dottoressa Bodini, perché la conclusione del nostro gruppo di lavoro è stato proprio centrato anche in questo caso sull'esigenza di comunicare, quindi di portare al di fuori di quello che è un cerchio più o meno ristretto e molto consapevole, molto formato, impegnato sul tema della tutela dell'ambiente, portare questo al di fuori, verso cerchi sempre più ampi, perché fino a quando questi tipi di comportamenti, di azione e consapevolezza restano in un gruppo ristretto, non si avrà mai un reale e concreto cambiamento. Quindi da qua la sollecitazione a investire sulla comunicazione, sulla formazione, sull'educazione, sull'informazione. Mi è piaciuta questa espressione che ha citato un ragazzo: occupare le piazze fisiche e virtuali, quindi per raggiungere quanto più possibile le persone, in modo particolare i più giovani. Tornando alla partenza del lavoro del gruppo, il tema da cui si è partiti è appunto il tema dell'urgenza, cioè i cambiamenti climatici sono già oggi una realtà con cui tutti noi dobbiamo fare i conti per le ricadute che questi hanno sulla nostra salute, anche qui, anche sui nostri territori, quindi non solo e non necessariamente nei posti più lontani da noi, dove forse questo è anche più difficile che venga percepito. Ci si è poi chiesti quindi chi paga per questo tipo di... chi paga le ricadute dei cambiamenti climatici, degli impatti che questo hanno sulla salute. La risposta appunto è che a pagare sono soprattutto i più poveri e i più svantaggiati, qui come nelle aree in via di sviluppo che maggiormente risentono di questi cambiamenti climatici. Il nodo centrale è quello di mantenere il cambiamento climatico entro i 2 gradi di aumento previsti dagli accordi di Parigi della COP21, e il passaggio successivo è come fare per raggiungere questo obiettivo. Il primo passo, che è stato evidenziato da molte persone all'interno del gruppo, è quello di cambiare i propri comportamenti individuali, quindi tutto ciò che ha a che fare con il riciclo, con la riparazione degli oggetti, la gestione dei rifiuti, il cambiamento degli stili di vita, la riduzione degli sprechi sono un primo passaggio essenziale per poter tutelare le risorse del nostro pianeta e ridurre così gli sprechi e l'inquinamento. Questo però non basta, perché comunque è necessario un livello di coinvolgimento superiore, cioè si è fatto l'esempio dei trasporti. Una persona può anche scegliere di non utilizzare l'auto privata, ma se non c'è un coordinamento a livello cittadino, metropolitano o regionale, gli sforzi dei singoli rimangono vanificati. Quindi combattere l'inquinamento atmosferico, ad esempio,
è una battaglia di fatto già più complicata. Si è poi allargato ulteriormente il discorso a quello che è il tema a livello globale. Uno dei temi toccati è stato per esempio quello dell'agricoltura, quindi l'esigenza di modificare i nostri sistemi produttivi in agricoltura e non solo, per ridurre l'impatto che questi hanno sulla produzione di agenti inquinanti, e l'esigenza poi di agire per sensibilizzare i governi verso l'ottenimento degli obiettivi previsti dagli accordi di Parigi. Grazie a te, Susana. Passiamo alla prossima sessione. Ringrazio l'ospite anche per la capacità di sintesi. Spesso parliamo, ma non arriviamo al dunque. Stavolta mi sembra che questa giornata dimostri che si può arrivare anche al dunque. Grazie.